Buongiorno, oggi è venerdì, devo andare al lavoro e piove. E ovviamente Marco non c'è, fa il turno di mattina, quindi dovrò andare a piedi, non posso prendere la bicicletta, se no mi bagno completamente. Ok, ho accompagnato Francesco, sta piovendo, non tantissimo ma abbastanza. Ok, ora mi è rimasto giusto il tempo per fare colazione, sono le 8:15 e dovrei partire per le 8:30, 8:35 al massimo. Mentre Francesco si preparava, sono preparata lo yogurt, non so cosa ho combinato. Ci ho messo un po' di cacao amaro, un po' di dolcificante, e scaglietto di cioccolato fondente, noci e burro d'arachidi. Era molto buono questo yogurt, molto meglio rispetto a quello con il muesli. E mi ci incastro anche un caffè prima di andare via. Ok, andiamo, chiavi prese. C'è uno scoiattolo, eccolo. Ma ciao, oddio che carino. Non ho niente da mangiare, mi dispiace. Oddio, si sta avvicinando. No, ma quanto è bello. Ce n'è un altro. No, che meraviglia. Ma che belli, la prossima volta porto le noccioline. Spettacolo, mamma mia. Basta, mi dispiace, devo andare, ma faccio tardi. Mamma mia, che belli. Ok, sono arrivata. Ma che belli gli scoiattoli, mamma mia. Nonostante mi sia fermata a guardare gli scoiattoli, sono comunque arrivata puntuale. E stamattina non credo che farò 3 ore, perché veramente in 3 ore cosa faccio? Che la terrazza non la posso fare solo l'interno, e penso che farò 2 ore e mezza al massimo. Ho fatto un primo giro per aprire un po' di finestre e non c'è stato nessuno in casa questa settimana, quindi la casa è strapulita. Darò una ripassata e praticamente pulisco sul pulito, il bagno è splendente, nessuno l'ha utilizzato. E tra l'altro, ricordate la settimana scorsa vi avevo detto che c'erano i moscerini nella vasca, e l'ultima volta ho pulito di nuovo e poi ho spruzzato la candeggina nello scarico, e stavolta non ci sono più moscerini. Comunque, ma quanto è buono il profumo dei prodotti per il legno, mamma mia. Ho usato questo nello studio dove c'è appunto i mobili di legno, è troppo buono, mamma mia. Sia questo che il prodotto, un po' tutti i prodotti per il legno hanno questo profumo così particolare che mi piace un sacco. Comunque, adesso ho spolverato, poi stavo dando una pulitina qui dentro in lavanderia, giusto per fare qualcosa di extra, diciamo. Ok, ho finito, chiudo tutto, vado a casa e forse non sta più piovendo, se sono fortunata. Come non detto, piove, fa anche freddo, c'è vento. Sono arrivata. Lola, basta. Stai calma, stai calma. Per ora ho già fatto 12.000 passi stamattina. Ah. Ciao, ciao. Buono, buono.
Ora mi tolgo le scarpe, passo subito la aspirapolvere. Basta, stamattina faccio solo quello. Mi stanno arrivando tutti a salutare. Dove è l'affo che non è venuto? Yeah. Ah, eccoti. Sto ancora dormendo, sto dormendo in piedi. Allora, siccome stanno arrivando tutti, dai, 2 minuti, per favore. Quando avete finito, poi me lo dite. Siccome ho pulito la spazzola dell'aspirapolvere prima di rimetterla a posto, volevo farvi vedere quanto è facile toglierla e rimetterla. Allora, qui ha questo tastino qui, guardate. Cioè, ma che figata era! E poi semplicemente si rimette così. No, è troppo bello. Mi faccio subito da mangiare perché sto morendo di fame. Sto facendo i ceci, come potete vedere. Ci metto anche una fetta di questo pane proteico che ho preso al Lidl, la spezzetto, la metto nel piatto e poi ci verso i ceci sopra, così almeno un po' di consistenze diverse e un po' di sostanza in più. Ok, l'aspetto non è proprio il massimo, però io ho tanta fame, buon appetito. Ora vado subito a fare la doccia. Ah, ora sì che si ragiona. Che bello. Marco è andato giù con i cani, io non sono andata perché ho i capelli bagnati e c'è vento. Per ora vi faccio vedere, se faccio in tempo, cosa fa la Lola quando la chiamo dalla finestra qua su. Lola? 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 Andiamo, Lola! Ora che viene su ve la faccio vedere completamente impazzita. Mi sono andata una sistematina molto veloce, avevo fatto l'eyeliner con l'ombretto così al volo. Devo andare a lavare i piatti. Che palle. Poi farò merenda. Penso mi farò un altro yogurt come quello di stamattina che era buono. Però questa volta voglio tostare la frutta secca, le noci, noci e nocciole. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with... Che buono lo yogurt fatto così. Mamma mia, buonissimo. Ne avrei mangiati 6. Direi che è arrivato il momento di decidere cosa mangiare a cena, il che non è affatto semplice perché non c'è più niente da mangiare. Allora, c'è la pasta, quella ce l'abbiamo, quindi con cosa potrei condirla? C'è il tonno, quasi quasi mi faccio la pizza io la stasera. Sì, ho deciso. Io mi faccio pizzaiola e devo chiedere a Francesco cosa vuole. Sono le 10, adesso mi strucco e tra l'altro non mi dispiace questo trucco di oggi, fatto così velocemente con solo un po' di ombretto come eyeliner, più delicato, però non è male, no? Che ne dite? Potrei rifarlo. Ok, sono pronta per la nanna.
Comunque la pasta di piselli era molto buona, molto meglio rispetto a quella di ceci. Peccato che l'avevo trovata al Lidl e non credo ci torneremo spesso. Comunque, io vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.